Nuova puntata del nostro Lecture, naturalmente prima serrante, prima come sempre. Quindi facciamo un po' di sommario di quello di cui parleremo. Perché parleremo di San Valentino, sì, ma anche di compleanni, e sarebbe stato il compleanno di una persona che non tutti conoscevano, ma che è stato mio nonno, che si chiamava appunto Valentino. È stato uno dei combattenti, è stata una persona che ha fatto tanto ridere gli altri e si guarda da lassù da 24 anni quasi. E quindi volevo salutarlo perché so che ci sente e credo fortemente che sarebbe stato orgoglioso di me. Detto questo, un augurio a tutte le famiglie che sono felici, a tutti gli innamorati, anche se io non lo sono. E ora passiamo alla nostra sigla, che neanche per me è posta, si intitola Ti amo, ed è del 77. E ora si va, Umberto Tozzi. Anche alla mia amica personale Angela Bezzo,
e a tutti coloro che festeggiano questo giorno. Poi, amici, vogliamo parlare dell'Europa League, perché domani sera la formazione di Cagliari esordisce e quindi speriamo in un buon esordio della formazione rossonera, in quanto penso che ne abbiano le capacità, siano preparati e ci auguriamo che la fortuna assista il popolo rossonero. Detto questo, cari amici, passiamo ad altro, ma prima c'è qualche minuto di pubblicità e qualche consiglio per gli acquisti. Cari amici, grandissima offerta Mondial Casa, un set di pentole a soli 522 euro al posto di 598 euro, in più un viaggio per due persone, in più un servizio di posate, in più tante altre cose molto scelta, offerta valida per tutto il mese di febbraio e marzo compreso. Quindi chiamate l'800 904 130, prendete la cornetta e Mondi in casa vi aspetta. Cari amici, siamo ritornati in diretta, ringraziamo la regia per la telepromozione e passiamo ad altri argomenti. Come sapete, si è concluso Sanremo, tanti sono in classifica e credo ce ne siano stati tanti che sarebbero stati molto più valorizzati, come per esempio Non per tutta la vita dei ricchi e poveri, oppure Apnea di Emma. E sarà proprio con un brano sanremese che termineremo questa nostra diretta insieme. Un saluto va anche alla grandissima Marianna Morandi, che non sento da un po', e quindi ora è giunto il momento pressoché di salutarci, ma prima andiamo a scegliere, chiediamo alla regia quanto tempo abbiamo, prendiamo una nostra sigla. Sarebbe in questo caso il brano dei The Colors, un ragazzo, una ragazza, scritta da Antonio e dall'Aride Simonetta, un ragazzo e una ragazza, cantano i The Colors. E con queste canzoni, amici, ci salutiamo. Serve un'idea continentale, vorrei parlarti e mi vergogno come un cane. Aspetti il treno, il cellulare, l'ho
non trovo l'asso da giocare. Ormai dai, dai, lo sai, quando pensi di star bene poi ci rimani sotto. E lo sai, l'amore non si può cantare in una strofa da otto. E ormai, però sento la pelle bruciare, e tanto con te rischio male. Ma se mi guardi così, un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà? E comprerai con te la luna se ci hai simbole di sole per cantarti ancora un po'. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, e dai non finirà. Mi serve un'idea, più del pane, vorrei parlarti, ho paura di ghiacciare. Siamo l'incrocio fondamentale, signora, questo canzone ci daremo appuntamento alla prossima puntata, ricordandovi però che se verrete il concerto di Baglioni ti potrete seguire su Rai 1. Esattamente su Rai 1. Un ragazzo incontra una ragazza, e quindi amici, grande mondo. Un ragazzo incontra una ragazza, e noi abbiamo appuntamento alla prossima live. Grazie, grazie, sarò convinto che non ci fosse il concerto di Baglioni. Invece parlo di quindi dovete seguirmi. Sono piccoli problemi di diretta, ve lo ricordo sempre. Non c'è niente di più. Un ragazzo incontra una ragazza. Un ragazzo incontra una ragazza. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà? Allora, buonanotte a tutti, e alla prossima live, ogni cittadino spettatori. Seguitemi nei vari social, Instagram, Facebook, la notte poi non passa, e dai, non finirà.